vecchio braciere. Mi risveglia brutti ricordi. In ogni caso, l'incendio non è partito da qui. Un vecchio braciere. Il condotto dei montacarichi è stato sigillato. Il condotto dei videocassette carbonizzate. Sembra che l'incendio sia partito da qui. Sembra che l'incendio... Poster bruciati. Una vecchia console di sorveglianza, modello Fisheye 460 F01. Sembra ancora funzionante. È spenta. Niente. Niente. Pare che qualcuno abbia cercato di riparare la console, senza successo. Pare che qualcuno... Una presa per collegare un cavo di alimentazione. Pessima idea. Una presa per collegare un cavo di alimentazione. Un quadro annerito dalla fuliggine. L'apertura è bloccata. Accesa, ma ancora non funziona. Pare che qualcuno abbia... La presa sembra intatta, ma alcuni cavi sono bruciati. La presa sembra intatta. L'apertura è bloccata. C'è una traccia sulla ringhiera. Qualcuno si è fatto male qui. Il sangue di Anderson deve aver fatto un brutto incontro. Quindi la sua scomparsa è opera dell'esecutore. Thank you.
Vi lascio. Di sicuro avrete molte cose da dirvi. Te ne intendi di elettronica, vero? Forse puoi aiutarmi. C'è una console di videosorveglianza nella stanza bruciata. Vedi se riesci a ripararla. Ok, ci provo. Non sei cambiata, Vic. Neanche tu, James. Sempre affezionato al look casual? Non ho mai amato le uniformi. Comunque vedo che il nero resta il tuo colore preferito. Ricordami cosa ci faccio qui. Crediamo che l'assassino ti stia dando la caccia. Il famigerato esecutore della costa est, come lo chiama la stampa, vuole te. Dovresti sentirti lusingato. Ed è per questo che mi ha fatto venire qui. Avresti potuto semplicemente mandare un paio di gorilla a sorvegliare il mio nuovo appartamento di lusso a New York. Preferisco che tu stia dove posso controllarti. E poi tu conosci il nostro nemico. Potresti essermi utile. Allora, adesso lavori per la TV. Ho visto la registrazione della tua intervista. Avevo bisogno di soldi, ecco tutto. La Hernandez mi ha offerto un bel po' di bigliettoni. Questa storia è finita per me. Sai quello che voglio dire. Non parliamone più. Vado a visitare questa incantevole dimora. A più tardi. Bella baracca, un po' lugubre, ma ha un suo stile. Hai trovato qualcosa di interessante nella casa? Indizi che rivelano la presenza recente della Hernandez e dell'assassino, tra le altre cose. Questa baracca ha di sicuro molti segreti da rivelarci. Continua a lavorare. Vai pure avanti con le tue indagini. Se vuoi, possiamo chiacchierare più tardi. È un lavoro da dilettanti. Dovrei essere in grado di fare di meglio. Abbiamo un sospetto. David Carson. Facciamo progressi, Garris. Ottima notizia. Vedrà. Prima o poi lo arresteremo. Non si può sfuggire all'FBI a lungo. Non cantare vittoria troppo presto, Garris. Se si riuscisse a trovare il manuale tecnico di questa console, sarebbe di grande aiuto. Bisogna cercare il modello Fisheye 42. Lo sceriffo è un po' troppo zelante, ma ha un suo fascino. Occhio, Garris. Le donne poliziotto sono il pericolo pubblico numero uno. Soprattutto quelle che seducono i novellini. Cosa ha fatto dopo essere stato cacciato dall'FBI? Ho chiesto in giro. Ha fatto dei lavoretti nel settore della sicurezza. Si presenta come consulente. Ho chiamato uno dei suoi datori di lavoro. Ha descritto Hawker come un solitario che non si fida dei colleghi. Inoltre, alcuni investigatori mi hanno detto di essere stati contattati da Hawker. Ha fatto loro un sacco di domande sugli ultimi omicidi dell'esecutore. Hawker potrebbe aver rivelato delle informazioni sull'esecutore alla Hernandez. Ho l'impressione che nella sua testa stia ancora lavorando al caso. Prima di crollare, Hawker era un agente eccezionale. Spero che non abbia perso il suo talento. Non preoccuparti, sarò prudente. Devo lasciarti. Chiamami se hai bisogno di qualcosa.
bella baracca. Un po' lugubre, ma ha un suo stile. Allora, James, come passi il tuo tempo libero? A rimpiangere i vecchi tempi? Per niente. Adesso una nuova vita. Tutta quella storia è solo un ricordo. Davvero? Ho sentito dire che continui a investigare. A quanto ne so, la tua vita sociale non è proprio tumultuosa. Lasciami perdere, Vic. Chi è la colpa se mi trovo dove mi trovo? Tu mi hai tradito. Ok, non volevo innervosirti. Fai finta che non abbia detto niente. James, credo che tu abbia un problema. Sei ossessionato dall'esecutore. Non fare la paternalista con me. È un po' ipocrita, non credi? Dimmi che il pensiero delle sue vittime non ti tiene sveglia la notte, Vic. Non ti senti tormentata dalla tua impotenza a impedire questi omicidi? Dovresti, invece. Cristo! Sai benissimo che ho mosso mari e monti per avere più mezzi su questo caso. E tu mi accusi di rovinare tutto! Non serve a niente arrabbiarsi. Parliamo d'altro. James, credo che tu... Non fare la paternalista, non ti senti... Cristo! Ti faccio il profilo? Sei egocentrico, incosciente, esaltato e paranoico. E tu sei secca, rigida, autoritaria. E hai la bocca più grande che abbia mai avuto il dispiacere di incontrare. Potrei dire la stessa cosa di te. Possiamo parlare? Senti, James, piantiamola di rimestare nel passato. L'esecutore è ancora in giro e questa è la nostra ultima possibilità di prenderlo insieme. E se sotterrassimo l'ascia di guerra? Forse Paloma Hernandez è ancora viva e conta su di noi. Bene. In ogni caso non possiamo cambiare quello che è stato. Ho scoperto una cosa fondamentale sull'esecutore. Ha un'ossessione per il cinema e per l'attrice Veronica Lake. Lo si può vedere nei suoi video. Sono convinto che scelga le sue vittime seguendo un criterio legato a questa sua ossessione. Nella casa ho trovato indizi che suggeriscono che l'assassino fosse iscritto a una scuola di cinema, il che confermerebbe la tua ipotesi. È stato rivedendo un vecchio film che ho fatto 2+2. È una questione di piccoli dettagli. È per questo che non ce ne siamo accorti prima. Io ho un nome. Il sospetto dovrebbe chiamarsi David Carson. Claire sta cercando di saperne di più su di lui. Prima o poi lo prenderemo, Vic. Dopo tutto questo tempo, lo fotteremo. Ho un problema con un computer nello scantinato. Puoi dargli un'occhiata? Sei sempre stato bravo in queste cose. Ok, fammi vedere qual è il problema. Vediamo... il sistema è ben protetto. Impossibile entrare senza password. Per fortuna l'esecutore è abbastanza megalomane da usare una password significativa, anziché dei caratteri casuali. Certo. Proviamo questa? No, troppo facile. Forse Veronica? No, non è la parola giusta. Sì. Hai trovato la password? Ockelman. Il vero nome di Veronica Lake. Le ossessioni dell'esecutore sono le chiavi per la sua psiche. Il contenuto del computer è a tua disposizione. Ora tocca a te. Foto delle vittime. L'album dei ricordi di uno psicopatico.
controllo degli accessi. Vediamo quale porta posso aprire.